Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La penso che il terzo polo sta diventando sempre più un vero terzo polo. C'è poco da fare, ma lo ricordava anche prima l'onorevole Zan, insomma. Calenda è un fuoriuscito del Partito Democratico che ha discusso e ragionato di una possibile alleanza col PD a lungo. Renzi addirittura è un ex segretario del Partito Democratico, quindi è evidente che questo è un terzo polo che nasce con delle radici più spostate verso sinistra che spostate verso destra. Però questa campagna elettorale ne sta cambiando il profilo, perché per ragioni probabilmente anche elettorali, ma anche di posizionamento politico, e secondo me con una spinta più da Renzi che da Calenda, perché dei due quello che ha maggiore talento politico, secondo me, indiscutibilmente Renzi, sì. Il terzo polo sta diventando sempre più polemico nei confronti del PD. Cioè la vera campagna elettorale, il terzo polo lo sta facendo contro il PD, sì. Non lo sta facendo contro la destra. E questo è, mi pare, interessante, perché vuol dire che il terzo polo sta diventando veramente terzo, veramente equidistante fra destra e sinistra, e questo potrebbe aprire degli scenari interessanti nel nuovo Parlamento, nel quale probabilmente la destra avrà un'ampia maggioranza. Io naturalmente auguro di governare stabilmente e solidamente per tutti i 5 anni, però siamo in Italia, quindi sappiamo tutti, diciamo, che il nostro paese è un paese che fatica a far durare schieramenti e governi per 5 anni. Io glielo auguro e l'auguro al paese anche, però insomma tutto poi può succedere, naturalmente. Sì, peraltro proprio stamattina sempre Enrico Letta, a proposito delle parole del professor Orsina, in un'intervista a Radio Capital ha detto: il voto è sacro, dura 5 anni, se noi vinciamo governiamo, se no andiamo all'opposizione. Però ha fatto una postilla: non saremo la protezione civile, non sarà come nella legislatura precedente con 3 governi diversi per il Movimento 5 Stelle. Stavolta chi vince governa per 5 anni. Allora, detto questo...